Ciao a tutti, sono Jolly Rouge e questo è un nuovo episodio del mio Let's Play su Terraria. Allora, visto che non mi ricordo esattamente dove ci siamo lasciati la scorsa volta, direi di andare un po' in giro. Nel frattempo zittiamo questi zombie. Cosa mi ha droppato? Ho visto una cosa che volava. Forse una pozione. Là c'è una stella che ci servirà più avanti, quindi cerchiamo di prenderla senza venire uccisi, possibilmente. Ok. Ecco qua gli occhi già che danno fastidio. Sarebbe bello se gli occhi mi droppassero una lente nera. Infatti con le lenti nere è possibile fare gli occhiali da sole, che sono soltanto un qualcosa di estetico, però sono interessanti. Però c'è un po' di gente oggi. Dai, morite. Muori, 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 muori. Okay. Non mi ricordo neanche dove è casa mia, perché come ho detto tipo l'episodio scorso, qua Terraria quando si esce e si rientra dal gioco fa spawnare comunque all'inizio, al punto iniziale di spawn. Quindi non sono spawnato a casa mia. Ah sì, qua si andava per la zona corrotta, ok, mi ricordo. Ok, si è fatto giorno, lo capiamo dalla musica ovviamente. Adesso quello che ho fatto è, oltre ad aver ucciso un po' di mob, ho tolto un po' di alberi sulla destra, che sono più o meno vicini alla zona corrotta, per cui penso che là farò tipo un riparo o qualcosa del genere. E poi voglio togliere anche questi alberi, perché qua voglio tipo appiattire il tutto e fare, non lo so, qualcosa di diverso, perché se no c'è quel fosso che non mi piace. Quindi qua scaviamo, voglio togliere questa pietra prima, poi tappo tutto con la terra. Ecco, stavo tappando e ovviamente la guida mi deve rompere le scatole, perché se non lo fa non è contenta, quindi adesso non so se fare un passaggio per farlo uscire oppure aspettare semplicemente che si trasferisca là tramite teletrasporto, come spesso avviene. Ok, sono riuscito a farlo salire fin su, quindi adesso tappo qua e penso di prendere questo come livello base, quindi cerco di livellare il tutto. Quindi devo togliere anche la terra dove è lui in questo momento. Qua copriamo, qua ovviamente questa va tolta, no, quella andava lasciato. Quindi qua proseguiamo, facciamo così. Ok, ah no, niente, qua devo aggiungerlo. Perfetto, qua c'è la scalinata. Ovviamente questa terra andrà tolta, perché, anzi la tolgo adesso, e probabilmente dopo metterò tipo un muro di vetro qua o qualcosa del genere.
Perfetto, qua ho livellato tutto, ho tolto il muro ed è a posto così. Mi sta venendo in mente che per ovviamente far arrivare gli altri NPC dobbiamo fare altre case, come lo scorso episodio. Quindi visto che ho raccolto una discreta quantità di legno, direi di iniziare a fare questi appartamentini. Beh, sta nevicando. Ah sì, siamo vicino alla neve. Quindi qua facciamo, io penso altri due, perché tanto più che due NPC al momento non posso far arrivare. Qua faccio direttamente lo spazio come l'altro, vediamo, due dovrebbe essere così, giusto? Vediamo, anche qua ovviamente devo farlo, perfetto. Da qua, no vabbè, qua al momento, ah sì, altri due devo farne, quindi è giusto. Facciamo così, perfetto, mentre invece per quanto riguarda questo, lo facciamo tutto unito perché ancora non devo costruire quello di su. Ok, faccio velocemente una crafting table, se la trovo. Ok, anche due magari. No, una delle cose più problematiche qua, beh, ancora nel martello. Una cosa più problematica è riuscire a posizionare bene le cose. Qua. Ok. Ora mi serve una sedia. Sempre sul corso di prima mi servono due sedie. Poi due porte. E quindi ne posizioniamo una qua e una qua. Ok, adesso ci manca solo da mettere il muro. Ovviamente devo farne altro perché questo non basterà mai. Perfetto, ora come tocco finale una torcia qua, una torcia qua, una qua e una qua. Ok, adesso andando a consultare questo affarino qua, questo l'ho già adatto e questo l'ho già adatto, perfetto, quindi entrambe le case sono utilizzabili. Là vedo che c'è una moneta che prendiamo subito. Ok, uccidiamo questo slime. Ok, per adesso questa è fatta. Oh, finalmente ho trovato, scavando, delle ragnatele, che poi sono quelle che mi servono per fare il letto, per settare finalmente lo spawn point. Sinceramente non mi ricordo quante ne servano, però vabbè, adesso ne ho 5. Beh, mi sa che non bastano, però vabbè, per adesso ce le ho, quindi continuo a scavare e vedo cos'altro mi esce. Ok, forse qua a sinistra ho trovato una specie di caverna, quindi ci andiamo subito. Mi sa che devo illuminare. Ah, ma qua forse c'ero già venuto. No, qua no. Ah, ho trovato anche una, come si chiama, una statua. Prendiamola subito. Spero di avere spazio nell'inventario. Ok, non ho spazio nell'inventario, giustamente. Ok, ho una statua colonna. Alcune statue hanno soltanto un utilizzo, diciamo, estetico, però molte hanno anche un utilizzo pratico. Questo sinceramente non lo so. Qua cerchiamo di prendere la roba. Ah, e ho trovato dell'argento nel frattempo. Però devo buttare via qualcosa, tipo questo. Ok, perfetto. L'argento ovviamente è più forte del rame. Quindi in ordine ci sono legno, rame, ferro, argento e oro, se non sbaglio. E poi vabbè, ci sono tutti quelli che vengono dopo, però al momento non ci interessa. Qua devo fare la parete per poi salire. Solo che qua ho visto che c'è dell'acqua, quindi non posso più proseguire in verticale, ma devo di nuovo proseguire in orizzontale. Ecco che giusto un po' più avanti rispetto a dove ho trovato l'argento, trovo un altro blocco di argento qua, tanto argento qua. E poi ho visto che c'è una cassa d'oro.
Quindi andiamo prima di tutto a vedere questo argento qua e cerchiamo di prenderlo senza cadere. Ok, poi andiamo a prendere questo argento qua. Ok, poi andiamo qua che c'è quella famosa chest d'oro. Qua c'è anche del ferro. Che ora prendiamo subito. Allora, oh, perfetto. Boomerang incantato, che è una delle armi che in questo gioco preferisco. E buttiamo la neve. Poi sbarra di ferro, ovviamente. Prendiamo freccia di legno. Pozione curativa inferiore, che ho già. Pozione cacciatore, che non ho, quindi devo buttare qualcosa. Boh, la terra, dai. E poi vabbè, le fiaccole, che ovviamente servono sempre. In più mi serve anche uno spazio per la chest, perché essendo d'oro non si può impilare con queste. Quindi devo buttare le armi, voglio tenerle tutte. Quindi boh, la sabbia. Oppure questa workbench, tanto ce l'ho già. Ok. Andiamo qua, cos'altro? Qua c'è una mare di ferro. Possibile che ce ne sia così tanto? Mi sembra e basta. Vediamo. Sembra che ce ne sia tantissimo. Mi serve un po' di terra, sennò qua mi cade tutta l'acqua addosso. Ok. Guardate, ce n'è tantissimo. Ok, quindi in tutto ho raggiunto le 83 unità di ferro. Ho 40 d'argento. Ah, ho il boomerang. Il boomerang me lo devo equipaggiare a qualche parte, perché è uno di quelli che userò di più. Oltretutto è anche zelante, quindi ha 5% in più di possibilità di colpo critico. Ok, adesso saliamo, perché voglio raggiungere un pezzo di terra che c'era un po' più indietro, per vedere se riesco a trovare qualcosa. Mi sembrava che ci fosse diciamo un passaggio verso il basso. L'idea per il momento è di arrivare il più in basso possibile, perché ovviamente più scendiamo in basso, più troviamo magari caverne. Quindi vediamo qua cosa c'è. Aia, una trappola. No, c'è solo acqua. Però se io cerco di scavare qua, magari riesco ad arrivare in quella pozza e mi trovo qualche passaggio particolare. Intanto prendo queste due anfore, anzi queste tre, c'è anche questa. Vediamo un po'. Ok. E ora scavo verso giù. Ok, nel frattempo mi ho beccato un'altra trappola. Niente di irreparabile, però. Vabbè, qua penso a illuminare. Forse viene male scendere. Però prima devo vedere una cosa. Allora, vediamo cosa posso buttare. Butto. Questo blocco d'argilla e prendo il pesce rosso. In modo che così possa vedere bene quel tasto, che è quello che aziona la trappola. Proviamo a scavare. Questo cos'è, altro argento? Sembra strano. Eh sì, altro argento. Devo riuscire a uccidere quella gelatina, però vediamo se riesco a prenderla.